Buongiorno ragazzi, oggi ci troviamo a Monte Romano, Fonte Nuova, Mentana, Lazio, Italia, mondo e stiamo pendolando in mezzo al bosco per l'ultima cicloturistica della stagione, ovvero, come si chiama? La gatta da pedalare. Una gatta da pedalare. Fino adesso è solo salita. Speriamo di trovare anche qualche discesa. Ci vediamo tra un po'. Ma usiamole tutte le marce, tanto ce l'abbiamo. Allora ragazzi, breve aggiornamento, ci siamo un attimo fermati, voi mi direte per pausa pipì, no, pausa caduta, come al solito avevamo le telecamere spente, non abbiamo ripreso questa caduta di Daniele. È nato nel fango, esatto. Devo dire che a sua discolpa purtroppo il terreno non aiuta. Ah, la fontanella! Penso di sì. Si può prendere acqua? No. Perfetto. No, scherzo. È burlone. Daniele, che dici? Vabbè, questa... non fa neanche freddo. Una cicloturistica un po' urban. Molto bello. Dai, siamo vicini alla metà. Guarda, qua c'è proprio il cartello fuochi d'artificio. Adesso li facciamo noi fuochi d'artificio. Vedete gli story seri, vedete? Guardate un po' con la grappa, grandi! Andiamo bene, proprio bene! Mi diverti! Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Whistle, baby.
love the girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. You blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Stop it, cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shout out, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle? Eccoci usciti dal bosco, abbiamo fatto il sentiero della Fenice, molto divertente, vero Daniele? Molto figo. E soprattutto non siamo caduti. Questa è la cosa importante, però non diciamolo, perché in altri video dirlo prima non è che porta bene. Vero. Comunque tutta questa discesa adesso la paghiamo, perché guardate un po' che c'è. Guardate un po' che c'è. Diversità della giornata. E vai, si sale ragazzi. Daniele, ma quanto cavolo bevi? Sei un cammello, Daniele. Eh? Tutte le soste sono le tue, guarda, tutte le fontanelle sono le tue. Ringrazia che non esce la birra, dai. Dai, mancano 10 km, abbiamo quasi finito, dai. Forza, su, 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 forza e coraggio. Vamo. Molto bene, il percorso molto, molto figo, specie quello nel bosco, veramente poi le indicazioni ottime, i ristori ancora meglio. Ci ricordi il nome? Dario, io mi chiamo Dario, e lui è Daniele.
e Daniele. Ciao, Daniele. Ciao. Quindi secondo voi come prima volta può si può rifare? Sufficiente? Sì, sì, si può rifare. Complimenti, bellissimo, soprattutto la parte nel bosco era veramente stupenda. Matteo, ma sei andato via? Ma perché non era arrivato da Magnama, c'è stato un problema, hanno rimediato e vuoi tornare? Bene ragazzi, allora eccoci qua, siamo sul raccordo e stiamo tornando a casa. Abbiamo appena finito, appena un'oretta fa, una cicloturistica. Possiamo dire che non siamo caduti? Lo quello possiamo adesso. Dirlo adesso perché tanto non c'è. Non c'è clip che esatto. Ci smentisce. E niente, bella cicloturistica, alla fine ci siamo divertiti. Bello, bello. Bello. Bello, sta tosta. Salite impegnative. Abbiamo perso l'ultima mezz'ora per cercare Matteo perché non si trovava. Poi alla fine ci hanno detto che era già arrivato. No, era già arrivato. Sì, infatti. Campionato a parte. Vabbè, penso che per quest'anno le cicloturistiche siano finite, quindi ci rivediamo sui rulli. Sui rulli, sì. Esatto, al prossimo anno. Ciao, ciao, ciao.